Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il vasto campo di alta pressione che ha protetto l'Italia nei giorni scorsi sarà scalfito nella giornata odierna da una piccola goccia fredda che dal nord Europa tenderà a scorrere velocemente da nord a sud dell'Italia lungo tutto l'Adriatico. Pertanto un veloce passaggio perturbato apporterà un rapido peggioramento delle condizioni meteo e un importante abbassamento delle temperature. Il ritorno del bel tempo su quasi tutta la nostra penisola si farà sentire nella giornata di domenica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 18 febbraio. Al primo mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Durante la mattinata veloce aumento della nuvolosità con primi fenomeni a partire dal nord delle regioni per l'arrivo di un fronte perturbato. Le precipitazioni durante il pomeriggio risulteranno a tratti sotto forma di intensi rovesci o grandinate e continueranno ad espandersi verso la Puglia centrale, il Materano, il Tarantino e infine sul Salento. Possibili veloci fenomeni nevosi sui Monti Lucani. Entro la tarda sera cessazione dei fenomeni e ritorno dei cieli sereni quasi ovunque. Temperature nella norma al primo mattino, mentre in drastico calo risulteranno durante il passaggio del fronte perturbato. I venti, inizialmente calmi, si disporranno durante i rovesci dei quadranti nord-occidentali, con intensità moderate in particolar modo lungo le coste adriatiche pugliesi. I mari da mossi a poco mossi. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Trono Cosimo, che ci invia questa calda alba che illumina il faro di Punta Palascia sulle coste rocciose di Otranto. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.